mettono a rischio i pesci danneggiando la pesca sportiva e professionale. I cormorani finiscono nel mirino di Regione Lombardia, in particolare dell'assessorata all'agricoltura, che ha deciso l'abbattimento di quasi 1000 uccelli di questa specie tra le province di Como, Varese, Lecco, Bergamo e Brescia. Il numero esatto dei cormorani da eliminare è stato stabilito in 993, ossia il 10% del totale della popolazione secondo l'ultimo censimento annuale degli uccelli acquatici in Lombardia. Un provvedimento che la regione aveva preso già in passato, ma a cui quest'anno si affianca una novità. Il prelievo attualmente può essere effettuato solo dagli agenti delle polizie provinciali, ormai in numero esiguo a causa della legge del Rio, ha detto Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della regione Lombardia. Per questo abbiamo deciso di istituire una commissione regionale che abbia il compito di esaminare le richieste dei cacciatori che si candidano per il rilascio dell'abilitazione al controllo selettivo del cormorano. La commissione sarà composta da un dirigente e da due esperti individuati all'interno dell'amministrazione regionale competenti in materia faunistico-venatoria. È necessario difendere l'ecosistema dall'effetto devastante delle specie in sovrannumero. Il cormorano non solo costituisce in maniera drastica la diminuzione dello stock ittico, ma è causa anche di ferimento dei pesci, il che li rende suscettibili alle malattie e spesso li induce ad abbandonare settori di habitat occupati anche in momenti strategici quali la riproduzione o il periodo di rifugio invernale, conclude l'assessore Rolfi.